Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Max, la pagina dell'economia in apertura. Il ministro Raffaele Fitto apre a Pescara il programma di cooperazione transfrontaliera IPADRIATICO, rivolto a Italia, Slovenia, Grecia, Croazia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia. Tra gli obiettivi, quello di ridurre i principali squilibri socio-economici attraverso un processo di condivisione delle risorse e il servizio. Il programma di cooperazione transfrontaliera IPADRIATICO è un'esperienza molto importante e noi come Ministero stiamo seguendo molto attentamente questo percorso che ha delle funzioni fondamentali. Lo ha detto il Ministro degli Affari Regionali Raffaele Fitto arrivando a Pescara per il forum IPADRIATICO che ha come obiettivi quelli di ridurre i principali squilibri socio-economici e rafforzare le capacità di sviluppo sostenibile dei paesi dell'Adriatico, membri dell'Unione Europea, di quelli candidati e dei potenziali candidati attraverso un processo di condivisione delle risorse e di sviluppo di azioni comuni su temi quali l'ambiente, l'innovazione, le reti tra istituzioni e trasporti. In particolare, secondo il ministro Fitto, sono due le funzioni fondamentali del programma IPADRIATICO, quella di avviare questo livello di cooperazione dal basso fra i paesi membri e i paesi in preadesione. Il secondo è quello di accelerare cogliendo positivamente gli aspetti che emergono, perché siamo in una fase di discussione sul futuro di bilancio dell'Unione Europea. La possibilità di ottenere ulteriori risorse in questa direzione, ha aggiunto il ministro, sarà data anche dal livello di credibilità e capacità che nella spesa questi programmi dimostreranno. La dotazione finanziaria del programma è di 288 milioni di euro, costituiti per l'85% da fondi comunitari e per il 15% da risorse pubbliche nazionali degli stati coinvolti. I beneficiari dei finanziamenti sono enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organizzazioni private, comprese le società private, e organizzazioni internazionali. Ancora la pagina economica, i sindaci del Sangro Aventino lamentano il ritardo della burocrazia nell'erogazione dei fondi per i PIT, i progetti integrati territoriali. Il presidente dell'Associazione degli Enti Locali, Nicola Cecchitti, che è sindaco di Atessa, dichiara: bloccati gli interventi importanti per le aree interne e per il settore turismo, che rappresenta l'unica vera opportunità di sviluppo. Di qui l'appello al presidente Gianni Chiodi. Andrea 110 Ricotta. cantieri. Chiedo scusa, Andrea Ricotta resta sindaco di Casalanguida, il suo sfidante alle passate amministrative e predecessore, Nino Santovito, ha infatti rinunciato al ricorso per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti promosso contro il comune del Chietino. Come rende noto lo stesso Ricotta, nell'udienza pubblica del 7 luglio scorso al TAR di Pescara, dal controllo delle schede annullate è risultato anche un incremento dei voti della lista vincitrice. Ho trovato debiti e sentenze sfavorevoli che fanno rischiare al comune di dissesto finanziario, ha detto il sindaco, ma resta la soddisfazione per la vittoria e la fine del contenzioso che finalmente mi consente di lavorare con serenità. A Pescara 110 cantieri aperti in città, l'amministrazione comunale traccia il bilancio dei lavori pubblici, il sindaco Albore Mascia si rivolge all'opposizione, la città di Pescara non è ferma, vediamo. 110 cantieri in città. Alcune sono opere molto importanti e strategiche per la città di Pescara, così ricorda il sindaco Luigi Albore Mascia. Le principali opere sono intanto, io direi, un'opera strategica che abbiamo illustrato qualche settimana fa, che è quella del ponte Liberato Scioli, quel ponte che di fatto costituirà un'alternativa formidabile da Montesilvano fino alla zona sud di Pescara, che è già ormai in pubblicazione attraverso un bando europeo, con un ponte di notevoli milioni di euro. Penso a Via Caravaggio, Via Ferrari, che sta andando velocemente. Forse i cittadini non vedono quel cantiere, non percepiscono giustamente, immediatamente l'importanza di quel cantiere, perché noi vogliamo spostare il traffico in gran parte verso ovest, verso l'interno, e decongestionare le nostre arterie, anche puntando su quella filovia che sta marciando a ritmo serrato e che attraverso un collegamento da Montesilvano a Pescara in via di sviluppo costituirà un'alternativa pubblica di viabilità rispetto al tradizionale uso degli autoveicoli. 110 cantieri, che sono anche il risultato di lunghe procedure obbligatoriamente da rispettare. Bisogna anche fare informazione e dire ai cittadini che le procedure per arrivare all'appalto dei lavori pubblici sono procedure molto articolate, che prevedono varie fasi di progettazione, che prevedono bandi, che prevedono verifiche poi sulle imprese che si aggiudicano questi appalti, e finalmente poi i cittadini possono vedere le transenne e vedere i lavori realizzati. Noi vogliamo dare un colpo di reni e una risposta energica a una informazione
che non è molto corretta evidentemente nel riportare le cose, o una disinformazione che la nostra opposizione fa in maniera pervicace, rendendo noto e facendo toccare con mano alla stampa e quindi ai cittadini attraverso il prezioso lavoro che voi effettuate, che a Pescara ci sono 110 cantieri. Restiamo a Pescara, manutenzione fai da te in città, consiglieri comunali d'opposizione al lavoro con i cittadini per ripulire strade da erbacce e rifiuti d'ogni genere. Vediamo. Antonio Blasioli e Giancarlo Gennari, consigliere comunale e consigliere provinciale entrambi di Pescara. Naturalmente siamo in via Monte Camicia, che è una via centrale di Pescara e si trova praticamente come traversa di via del circuito, che è un'altra arteria di grande importanza. Antonio Blasioli ci spiega questa iniziativa che è di protesta e, come si usa dire, anche di proposta. Di protesta, di proposta e di lavoro oggi, perché siamo anche abbastanza sudati. Come giustamente hai detto tu, via Monte Camicia è anche una via centrale della città di Pescara, una traversa di via del circuito, un passo dal centro e un passo dall'ospedale. Noi come lavoro, come consigliere comunale, come consigliere provinciale, più volte abbiamo segnalato al comune il degrado di questa strada. Voi potete vedere alle nostre spalle l'erba alta, l'altezza delle piante, materassi, televisioni buttate per terra. Nonostante le nostre richieste, pure protocollate al comune, nulla di nulla da parte dell'ente comunale. Allora a questo punto abbiamo deciso, cittadini, giardinieri per un giorno, quindi i cittadini di questa strada che hanno collaborato con noi, ma anche il circolo PD dei Colli, tutti quanti impegnati a pulire questa strada oggi, ma soprattutto a dire che questo comune è completamente assente per quello che riguarda la manutenzione ordinaria, come vediamo in questa strada, ma in moltissime altre strade dei Colli e della città di Pescara, senza parlare poi della segnaletica. Se oggi noi passiamo per esempio su via Primovere, quindi sul lungomare sud, non troviamo una sola striscia pedonale, nonostante sia proprio la via limitrofa al mare. Quindi... sentiamo il collega della provincia, c'è anche lui munito di rastrello. Sì, no, credo che questa sia una fotografia importante di una situazione di degrado che comunque a macchia di leopardo colpisce tutta la città. Questa è una strada, è importante dirlo, dove ci sono anche attività commerciali. Quindi nel momento in cui l'amministrazione comunale decide di fare una task force per la verifica del pagamento dei tributi, io credo che il sindaco Albo Remascia prima di tutto dovrebbe fare una task force per vedere se è giusto che i cittadini paghino questi tributi. Tutto bloccato e rinviato ad altra data per l'intitolazione di una piazza del monumento al prefetto fascista Guido Letta e per l'attribuzione della cittadinanza onoraria al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Era in programma per domenica prossima da ieri nell'Aquilano. Lo ha reso noto il sindaco del comune marsicano Benedetto Di Cenzo dopo un colloquio telefonico con il sottosegretario, che ha chiesto un rinvio a causa dei suoi improrogabili impegni istituzionali. Nessun ripensamento, dunque nessuna marcia indietro, nonostante la contrarietà espressa sull'iniziativa dalle quattro associazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Il sindaco Di Cenzo ha confermato che la cerimonia si svolgerà nel prossimo mese di settembre con data da stabilire. A Lanciano 97 gli appuntamenti nel cartellone estivo, torna il cinema all'aperto con una rassegna dedicata ai film italiani. La novità di quest'anno è 4 giovedì del gusto e shopping con negozi aperti dalle 19 alle 24. Al via Lanciano Estate 2011, presentata questa mattina dall'assessore alla cultura Pino Valente con la presenza del sindaco Mario Pupillo. Il cartellone degli appuntamenti nasce con poche risorse, ma all'insegna della varietà e del divertimento oltre all'immancabile cultura, tenendo conto degli interessi e delle esigenze di un pubblico ampio e variegato. Concerti, mostre, cabaret, cinema e teatro all'aperto, enogastronomia, sport, animazioni per i più piccoli. Tra le novità di quest'anno, i 4 giovedì del gusto, dello shopping e del divertimento, ancora la rassegna di cinema all'aperto italiani dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, il teatro dialettale all'aperto, l'estate musicale Frentana, Lanciano Blues Festival, Eco Sport Village 2011 e ancora il Mastro Giurato, passando per interessanti iniziative proposte dalle tante associazioni locali e di quartiere. Abbiamo allestito in pochissimo tempo un programma veramente bello che renderà viva la città, che farà tornare ad essere Lanciano punto di riferimento con le manifestazioni che abbiamo messo in cantiere. Quindi tanto entusiasmo, abbiamo realizzato in 20 giorni quello che solitamente si programma in 3-4 mesi, quindi un impegno e una dedizione massima, ma i risultati si vedranno.
Ed ora a Pescara, sempre per parlare di estate e di alcol, ordinanze inique in città, questa è la protesta degli esercenti. Le ordinanze prefettizie che vietano la vendita di alcol in occasione di eventi sportivi e musicali sono state al centro di una protesta da parte dei commercianti di Pescara che rientrano nel perimetro costruito intorno allo stadio Adriatico Cornacchia. I commercianti ritengono che si tratti di restrizioni inique che possono essere aggirate una volta usciti dal perimetro dello stadio. Se il problema è vendere l'alcol e quindi garantire l'ordine pubblico, allora sostengono bisogna estendere il divieto a tutta la città di Pescara. Quello che sta accadendo è soltanto, a nostro giudizio, una presa per i fondelli. Sono stati svolti eventi sportivi nel campionato di calcio che hanno leso le nostre attività per 6 ore ogni volta che c'era una partita interna del Pescara, sono stati fatti eventi estivi che hanno aggregato decine di migliaia di persone e in questi eventi estivi le ordinanze non sono mai state consegnate. C'è il primo grande evento a Pescara allo stadio Adriatico, puntualmente è arrivata l'ordinanza 1 ora prima e negli esercizi commerciali per il divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Noi non vogliamo far ubriacare la gente, ci mancherebbe, né vogliamo dire che campiamo vendendo alcol, ma non è possibile neanche per un ristorante versare vino a tavola o per una caffetteria aperitivi far consumare i propri clienti. Inoltre si accusa l'amministrazione comunale di favorire gli organizzatori di eventi a danno dei commercianti che hanno creato le loro attività proprio a ridosso dello stadio. Il comune a noi commercianti chiede occupazione solo pubblico per le tende, tasse sulle insegne, tasse sui rifiuti, mentre possiamo leggere appunto sulla delibera 575 del 7 luglio in cui si stabilisce che gli organizzatori degli eventi e dei concerti allo stadio Adriatico non pagheranno né l'affitto e né l'occupazione per l'implementazione all'interno di stand enogastronomici. All'incontro ha preso parte anche l'assessore comunale Cardarelli che si è impegnato a richiedere alla prefettura per la prossima settimana un incontro con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e le associazioni in modo da chiarire una volta per tutte i criteri di emissione delle ordinanze. La cronaca giudiziaria a Lanciano, il titolare di un istituto di vigilanza privata di Treglio è stato rinviato a giudizio per estorsione e danni di 3 ex dipendenti dell'istituto. Lo ha disposto il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Lanciano, Francesca Del Villano Aceto, che ha accolto così la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Rosaria Vecchi. L'imprenditore, secondo l'accusa, avrebbe costretto i 3 ex dipendenti a firmare preventivamente delle lettere di dimissioni. Il GUP ha fissato l'udienza del dibattimento per il 29 marzo del 2012. I militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila insieme ai volontari del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo sono impegnati nelle operazioni di ricerca di un escursionista di Rieti disperso sul massiccio del Gran Sasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ed altri 3 escursionisti avevano deciso di effettuare l'arrampicata sul Corno Grande, 2912 metri di quota, attraverso la via direttissima per poi scendere attraverso la via normale, ma giunto nella località Schiena d'Asino a quota 2800 metri, l'escursionista ha preferito fermarsi per riposare un po', mentre il resto della comitiva ha preferito proseguire. Solo quando il terzetto è giunto a valle si è accorto che il loro compagno non c'era, di cui è scattato l'allarme. La pagina dello sport, il calcio, Pescara in partenza per il ritiro con il difensore Caraccio e l'attaccante Immobile vicini a vestire la casacca bianca-azzurra. In ritiro sarà aggregato Damian Stangati del Boca Junior. Pescara che partirà domani per il ritiro, ma calciomercato sempre aperto. Manca l'appello Balzano, terzino destro, e lo svincolato portiere Anania, vicinissimi a vestire la casacca bianco-azzurra. E ancora sostanziosi passi in avanti riguardo la trattativa che porterebbe in bianco-azzurro Ciro Immobile. La Juventus sembra aver abbassato le pretese economiche e dunque, nonostante resti una pista calda, l'alternativa Marconi, la fumata bianca, non dovrebbe tardare ad arrivare. Il ritiro sarà aggregato in prova il classe 1990 del Boca, Damian Sant'Agati. Sul fronte cessioni, Mister Zeman non ha preclusioni su Gessa. L'esterno destro verrà valutato in ritiro. Per il Lanciano conto alla rovescia con i Maio che probabilmente andranno avanti ancora da soli. Non convincono gli interessati ad acquistare il club, mentre Gautieri rimane in pole per la panchina, con chance anche per Torricelli. Il Celano in seconda divisione,
cambia denominazione. Si chiamerà dalla prossima stagione Celano Marsica. L'ufficialità è arrivata al termine della riunione dove hanno partecipato tutti i soci, i quali hanno condiviso il formale cambio di denominazione. Musica, l'ente manifestazioni pescaresi promuove l'iniziativa di co-marketing tra lo Sferisterio Opera Festival di Macerata e Pescara Jazz. Ce ne parla il presidente dell'ente manifestazioni, Alfredo Cremonese. E nasce con la volontà sostanzialmente di portare il Pescara Jazz, che già lo era prima ma ancora più adesso vorremmo portarlo fuori, da quella che è la nostra provincia e quindi da quella che è della nostra regione, spingendo sostanzialmente l'ottima stagione che quest'anno abbiamo centrato con Pescara Teneramento e portandola anche fuori i confini regionali. Cogliamo l'occasione di avere un partner molto importante quale Sferisterio, che vanta una stagione lirica di ottima fattura e quindi ci sembrava un ottimo partner per stringere questa alleanza e per fare in modo di pubblicizzare a vicenda la stagione lirica organizzata dallo Sferisterio e la stagione soprattutto del jazz organizzata dall'ente manifestazioni pescaresi. Sono le due iniziative che sulla fascia costiera e soprattutto con due teatri meravigliosi all'aperto non ha alcun tipo di rivale, se così possiamo dire. Dalla musica al cinema, vacanze vastesi per l'attore hollywoodiano Dermot Mulroney, legato alla città anche per gli affetti. Il coprotagonista di Il matrimonio del mio migliore amico è stato invitato alla prossima edizione del Vasto Film Festival. Vediamo. Pieno relax abruzzese per Dermot Mulroney, da Hollywood ai bagni Mimì sulla spiaggia vastese. Il divo che ha raggiunto il grande successo col matrimonio del mio migliore amico al fianco della Roberts e in Abruzzo con la sua compagna Tarita Cesaroni, da genitori nati a Rocca Scalegna e che per anni ha abitato proprio a Vasto. Una vacanza meravigliosa e tranquilla quella di Dermot, con la promessa di tornare molto presto, casomai nell'edizione 2012 del Vasto Film Festival. Interessanti i suoi prossimi film, su tutti Edgar, che ruota attorno alla figura dello storico capo dell'FBI diretto da Clint Eastwood, e ancora il film The Grey, che racconta di un gruppo di lavoratori di un gasdotto precipitati con un aereo e braccati da un branco di lupi. E ancora un bel film, Tutti amano le balene, pellicola quest'ultima che lancerà sul grande schermo la storia vera delle tre balene rimaste intrappolate sotto il ghiaccio del circolo polare artico nel 1988. Legato a Tarita dal 2005, due figlie, la prima delle quali battezzata nel 2008 a Rocca Scalegna, paese dunque d'origine della famiglia di lei, apprezza del nostro Abruzzo tante peculiarità. Perché qui? Hey, well, I could go to Lake Como or Saint-Tropez or something like that. Instead, I come to Vasto on the beautiful Adriatic coast. Are you laughing? My family is from here. My wife, her mother, lives in Rocca Scalegna. L'Abruzzo e la spiaggia è bellissima perché qui in questa città puoi avere sia il mare che la montagna. E che la gente abruzzese è squisita. È vero che vuoi comprare addirittura casa? Especially the centro storico. Sì, è vero, la possibilità di comprare casa, ci stiamo guardando in giro. Vorrebbe fare un film qui, ma preferisce salvare l'Abruzzo come posto di vacanza per rilassarsi. Il mangiare è buonissimo. Prossimi progetti che avrà, appunto un film con DiCaprio che ha diretto Clint Eastwood, l'altro è con Drew Barrymore. È una storia vera di tre balene che sono state intrappolate sotto il ghiaccio e poi si vengono liberate. E il terzo film che verrà fuori è un film con Liam Neeson, quello che ha fatto Schindler's List. La gente quando ti vede cosa dice? Quando ti riconosce? It's interesting because the first three or four days on the beach. Che i primi tre giorni che era qui nessuno sapeva chi era, poi si è sparsa la voce. Sono cominciati ad arrivare i pullman. Uno dei film più importanti che ha fatto è stato appunto quello con Julia Roberts, per questo la gente lo riconosce a livello mondiale. È tutto per questa edizione del TG Maxx, grazie per essere rimasti con noi, arrivederci.